Ciao, oggi parleremo della giusta postura sulla moto. Io sono Daniele e questo è il canale Motocicletta Team. Iniziamo con una linea generale per poi andare piano piano nei dettagli. Ricordiamoci che quando saliamo in sella lo sguardo, una volta in movimento, deve essere sempre rivolto all'orizzonte, gambe e piedi paralleli alla moto, gomiti un po' più alti del solito e il busto dritto, e andremo a sorreggere il peso del nostro corpo con le gambe, perché la moto si guida con le gambe. Adesso andiamo a spiegare nel dettaglio che cosa intendo. Allora, partiamo dal basso, partiamo dai piedi. I piedi non vanno tenuti a papera o a banana. Cosa intendo? A papera, tenendo la punta dei piedi esterna alla moto, e a banana, passatemi questi termini, la parte centrale del piede sulla pedana, quindi formerà il piede una banana sopra la pedana. Ma bisogna indietreggiare leggermente il piede, quindi non proprio sulle punte, un pochettino più avanti. Perché questa posizione? È la posizione che mi consente di arrivare il più rapidamente possibile, in questo caso, al cambio, ma è la stessa cosa anche col freno. Se io invece ho il piede a banana, sono costretto a tenere il piede o sopra il cambio o sotto, o addirittura tenerlo fuori. Quindi mi troverei in difficoltà in una manovra repentina, dovrei per forza scegliere se tenere il piede giù o tenere il piede su. Quindi, ricapitolando, il piede deve indietreggiare, rimanere parallelo alla moto, così sono pronto a utilizzare i comandi. Salendo un po' più su, se io metto bene il piede, quindi parallelo, di conseguenza anche la gamba rimane parallela. Perché devo stare parallelo e quindi premere, tra virgolette, sul serbatoio? E per premere non intendo affaticarmi, ma tenere sempre il contatto tra la gamba e il serbatoio. Questo per percepire tutto ciò che succede alla moto. Se io ho la percezione totale, quindi a partire dalle gambe, avrò più feeling nella guida. Non solo. Nelle manovre più particolari o nelle manovre di emergenza, io posso spingere con le gambe nella direzione che desidero. Andiamo a vedere nel particolare cosa succede. Se io premo con questa gamba, nel mio caso la sinistra, la moto tenderà a piegare verso sinistra. Di conseguenza, se piego con la destra, la moto tenderà a piegare verso destra. Purtroppo questi video sono registrati in quarantena, quindi non posso farvi vedere nell'atto pratico che cosa succede, ma appena sarà possibile uscire con la moto e farci un giro, andrò a filmare quanto meglio possibile queste manovre. Per ora accontentiamoci della teoria. La stessa cosa deve succedere anche col freno, quindi indietreggio un pochettino il piede e sono sempre pronto ad andare a frenare. Se invece tengo il piede più avanti, rischio invece di proseguire la marcia sempre con lo stop acceso, quindi magari andare a toccare leggermente il freno e a surriscaldare il freno. E se surriscaldo il freno, ricordiamoci che poi non frena, andrà giù a vuoto, e in caso di pericolo non avremo il freno pronto. Quindi piuttosto teniamo un pochettino più indietro il piede, così avremo la rapidità e la prontezza per andare a frenare. Adesso parlerò rapidamente di cosa intendo dire con la moto si guida con le gambe. Purtroppo questi video sono girati in quarantena, quindi non posso uscire per far vedere nell'atto pratico che cosa vuol dire guidare con le gambe. Cercherò di spiegarlo al meglio in questo video. Allora, se io sono nella posizione corretta, ho la possibilità di guidare letteralmente con le gambe. Cosa intendo guidare con le gambe? Non intendo di certo accelerare, ma sicuramente percepire tutto quello che succede alla moto e gestire i movimenti più repentini con le gambe. L'esempio più pratico da fare è quello di salire in moto, andare anche molto piano, premere
con una delle due gambe, quindi facciamo finta che adesso vi state guardando la gamba destra, quindi io se premo con la gamba destra sentiremo la moto che inizierà a sterzare verso destra, di conseguenza se premo con la sinistra la moto girerà a sinistra. Possiamo estremizzare questa manovra come? Se io giro il busto, vediamo se riesco a raddrizzare la telecamera, quindi oltre a premere sulla pedana giro anche il busto, questa forza si accentuerà e aumenterà lo spostamento della moto. Cosa succede? Andiamo per gradi. Se io premo con la sinistra e giro il busto, cosa avverto nel mio corpo? Il peso sulla pedana sinistra aumenterà, la spinta della mia gamba destra sul serbatoio aumenterà. È una questione istintiva e pratica, non è niente di fantascientifico, basta fare una prova. Quindi premo sulla sinistra e giro a sinistra. Se sono nella posizione corretta, potete provare anche nel garage, sentiremo il peso aumentare sulla sinistra e la gamba destra spingere a sinistra la moto. E viceversa, ovviamente se vogliamo andare a destra, premo sulla destra, giro il busto e la gamba sinistra spingerà anche lei verso destra. Detto questo, da fermi abbiamo la sensazione fisica di quello che succede, quindi si possono fare degli esercizi in garage per provare questo movimento. Come vedete io non sto neanche utilizzando il manubrio, perché quando andremo a provarlo su strada basterà veramente tenere il manubrio con due dita per capire questo, cosa succede facendo questi movimenti, e semplicemente andare a girare il busto. Come vedete, anzi non so se si riesce a vedere bene dalla telecamera, quando io giro a sinistra giro anche il collo, spero che si riesca a vedere, perché ricordiamoci, la moto va dove io guardo. Se io sto girando a sinistra devo guardare a sinistra per vedere se ci sono ostacoli o qualche cosa da scansare, o comunque per tenere sempre fede alla mia traiettoria. Quindi ricordiamoci, lo sguardo deve anticipare il movimento della moto. La moto si guida sempre in anticipo. Quindi proviamo a casa a fare questo esercizio da fermi. Mi siedo, piedi paralleli, cosce che accarezzano il serbatoio e giro col busto. Sentirò il piede premere e la coscia spingere. Un ultimissimo esempio per capire esattamente il concetto di muovere il busto e quello che succede alle nostre gambe, basta che ci mettiamo in piedi, possiamo stare anche a casa in ciabatte tranquillamente. Giro verso destra il mio busto e cerco di mantenere i piedi fermi. Che cosa succede? Ecco cosa succede. Riprovo, vado verso destra. Sentirò questo piede che preme e tende a girare, infatti scivola. Questa gamba che spingerà. Proviamo dall'altra parte. Potete provare tranquillamente anche voi per capire il concetto di guidare la moto con le gambe. Parliamo adesso di come tenere le braccia nella posizione corretta. Allora, qualsiasi sia la moto, che sia da strada o che sia da fuoristrada o che sia anche uno scooter, io consiglio sempre di tenere due o una mano sui comandi. Ovviamente magari il principiante si troverà male, quindi tenderà a tenere addirittura tutta la mano, tutte le dita, tutte le quattro dita sui comandi, ma il problema è che sicuramente saremo comodi a muovere la frizione. Ma che succede se io prendo una buca? Questo. Non ho il grip, non ho abbastanza forza da tenere per tenere il manubrio. Quindi io consiglio sempre due dita al massimo, poi con l'esperienza vedremo che ne basta veramente anche basta un dito. Se proprio non ce la fate perché la frizione è particolarmente dura
o ancora non avete tutta la confidenza, magari mettetene tre, però il mignolo non avrà abbastanza forza per tenere il manubrio durante una sbacchettata. Magari all'inizio sforzatevi e tenetene due. Detto questo, proseguiamo. Ripeto, qualsiasi essa sia la moto, i gomiti non devono stare molto bassi, a meno che io non sto girando in pista e mi devo accucciare sotto il cupolino per diminuire al massimo la resistenza con l'aria. Ma nella guida normale, in città, in strada, durante i viaggi, nella guida di tutti i giorni, che non sia una guida da super sportiva, i gomiti devono rimanere più alti. Perché devono rimanere più alti? Perché in caso di sbacchettamento, oppure se io devo muovermi rapidamente in mezzo al traffico perché sto magari scansando il tizio che mi ha aperto la portiera, se io ho i gomiti bassi, questa manovra non riesco a farla. Consideriamo che normalmente durante la guida abbiamo la giacca con le protezioni che creerà ancora più ingombro. Quindi maniche corte e dici vabbè, ma si muove lo stesso. In realtà fidatevi, è meglio tenere i gomiti un po' più alti per avere maggior movimento. Un'altra cosa da considerare che l'avambraccio deve avere lo stesso asse della mano, perché vedete, se io abbasso il gomito creo una curva che non è naturale, quindi al di là di farmi guidare male, ma mi farà stancare anche molto di più. Quindi alzo i gomiti e mantengo sulla stessa linea l'avambraccio con la mano, di conseguenza anche le dita saranno più comode. Parliamo un secondo delle leve. Le leve non devono stare né troppo alte né troppo basse. Se io avessi la leva del freno troppo alta, innanzitutto mi stancherei molto di più perché devo sempre tenere durante la guida il freno sempre pronto. Quindi se io rimango così, se mi attraversa un bambino dalla strada ci metto molto più tempo. Se invece sono già appoggiato, sono pronto a frenare. Cosa succede se il freno è troppo alto? Normalmente io sto accelerando, spero si possa vedere, sto accelerando. Se io ho il freno alto, cosa succede? Che si freno, ma dover decelerare mi comporta un movimento in più. Se invece sto accelerando e il mio freno è più in basso, questo movimento è automatico. Quindi cerchiamo di regolare le leve dei freni in maniera tale che tenendo le dita sul freno o sulla frizione formo una linea continua con l'avambraccio e la mano. Per concludere, per evitare di stancarci o dolori alla schiena dovuti al manto stradale, che può essere dissestato, le buche, i tombini, i dossi, con la posizione corretta di piedi e gambe io posso mantenere una postura dritta e ammortizzare, oltre che con gli ammortizzatori della moto, ammortizzare con le gambe tutti i colpi che la moto può prendere. Perché magari da casa ufficio, se ce l'abbiamo vicini, non ce ne accorgiamo, ma quando iniziamo a fare un viaggetto anche di pochi chilometri, tutte le sollecitazioni andranno a gravare sulla schiena. Quindi ricordiamoci che oltre alla posizione giusta che ci serve per fare al meglio le nostre manovre, ci aumenterà il comfort e aiuteremo la nostra schiena a non prendere tutte quelle sollecitazioni che poi a fine del viaggio arriviamo a casa la sera o nell'albergo e avremo un mal di schiena. Per ultimo, ma non per importanza, lo sguardo sempre rivolto all'orizzonte. Dobbiamo cercare di anticipare tutto ciò che incontreremo durante la nostra corsa, che sia semplicemente la nostra traiettoria, che sia un sasso in mezzo alla strada, una macchina, un qualcosa da evitare. Se io ho l'abitudine di guardare oltre, anticiperò quanto più possibile tutto quello che incontreremo. Se invece ho la brutta abitudine di guardare sempre davanti alla moto, quindi a pochi metri dalla moto, andremo a non vedere tutto quello che incontreremo durante la nostra strada.
Oggi abbiamo parlato della posizione in sella. Ripeto, questi video sono fatti in quarantena, quindi non ho la possibilità reale di farvi vedere che cosa succede in maniera dinamica, quindi accontentiamoci della teoria e poi andremo a vedere nell'atto pratico che cosa succede. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, scrivete nei commenti le vostre opinioni, se avete domande da fare risponderò il prima possibile. E da Daniele è tutto, Motocicletta Team, ciao!